Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Apriamo con la cronaca tragedia. La notte scorsa a Laveno Mombello, dove un uomo è morto nell'incendio di un appartamento al secondo piano di un edificio in via Labiena. La vittima è un uomo di 73 anni, residente a Pavia, a Laveno, ospite in questi giorni di un parente. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri che hanno posto i sigilli all'appartamento, ora inagibile. L'allarme è scattato intorno alle 2:30. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco delle sedi di Varese, Laveno e Ispra con due autopompe e un'autoscala. Il rogo è stato domato, ma per l'uomo che si trovava nell'appartamento non c'è stato nulla da fare. L'incendio sarebbe partito, secondo una prima ricostruzione, da una candela accesa che avrebbe dato fuoco a indumenti o a una tenda. L'uomo di 72 anni, trovato senza vita su una poltrona, sarebbe morto a causa del fumo inalato. Spostiamoci adesso a Gazza d'Aschiano, dove questo pomeriggio sono stati celebrati i funerali di Giovanni Mazzucchelli, 52enne, morto sabato scorso in Valsesia durante una passeggiata. Vediamo il servizio, le immagini sono di Blitz. Il funerale di Giovanni Mazzucchelli, il 52enne colto da malore sabato mattina in Valsesia mentre raccoglieva funghi, è avvenuto oggi pomeriggio. Centinaia di persone hanno gremito il sagrato e la chiesa di San Giorgio di Schianno per dare l'ultimo saluto. A officiare la cerimonia è stato Don Stefano Sillipini. Molte le testimonianze che hanno aperto la cerimonia funebre, tra cui quella della figlia Giuditta, che ha appoggiato amorevolmente un girasole sulla bara chiara. Giovanni è stato poi accompagnato al cimitero di Schianno. Lascia la moglie Claudia, i figli Giuditta e Francesco. Questa mattina si è aperto dinanzi alla Corte d'Assise del Tribunale di Varese il processo a Sergio Domenichini, accusato dell'omicidio di Carmela Fabozzi, la pensionata di Malnati uccisa nella sua abitazione il 22 luglio dell'anno scorso. Sentiamo le parole dell'avvocato difensore nel servizio di Agenzia Blitz. Qual è stata la vostra linea difensiva? Signor Domenichini renderà esame, quindi risponderà alle domande che verranno poste. Chiaramente, come potete intuire, lui nega ogni addebito e poi sarà la giustizia a fare il suo dovere. Quindi lui in sostanza nega di aver commesso il fatto. Esattamente. Nonostante alcune prove come le impronte digitali. Ma il dibattimento serve proprio, è necessario al fine di valutare tutte le risultanze, istruttorie al momento, per cui, vediamo a fine dibattimento che cosa risulterà. Lui come sta? Come l'ha sentito negli ultimi giorni? Ma negli ultimi giorni era abbastanza tranquillo, oggi in udienza l'ho visto un attimino provato, ma chiaramente, essendo la prima volta, la prima udienza alla quale lui presenzia, è comprensibile. E a Gallarate un altro incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale in città. Ce ne parla Elisa Ranzetta. Ma qui non si può, cioè, vivere così, è angosciante, ci si alza al mattino e durante il giorno si ha la preoccupazione anche solo uscire dalla nostra strada. Mercoledì mattina, chi abita attorno all'incrocio tra le vie Schuster, Fermi e Cappuccini a Gallarate si è svegliato con il botto per l'ennesimo incidente. Attorno alle 7:30 alla rotonda lungo l'arteria che porta alla superstrada, un'auto si è ribaltata dove soltanto poche settimane fa aveva perso la vita nello scontro con una macchina il motociclista Michele Valente. La polizia locale, lì come lungo diverse strade cittadine a forte scorrimento, sta aumentando i controlli anche con l'autovelox. Ma i residenti chiedono provvedimenti strutturali in questa parte della città per ridurre i pericoli. Che la sera o di giorno questa rotonda qua è pericolosissima perché arrivano a manetta, non si fermano. Ieri sera ero fuori qua con i cani, è arrivato uno con uno scooter di là, ma è sfrecciato come ma andava forse a 80-90 all'ora senza neanche fermarsi. Bisognerebbe intervenire con urgenza su queste cose qua. A Busto Arsizio resta alta l'attenzione sulla piscina Manara, dove non mancano i problemi. Vediamo il servizio di Francesco Inguscio. Spogliatoi sporchi, alcuni servizi igienici non utilizzabili e perfino una stanza, fortunatamente chiusa, piena di calcinacci. Fioccano segnalazioni e proteste dalla piscina Manara di Busto Arsizio. Molti utenti, infatti, continuano a mettere in evidenza le criticità dell'impianto comunale gestito dagli spagnoli di Forus, lamentando uno scarto evidente tra i costi e la qualità del servizio.
I cittadini non nascondono il malumore, ma anche tanta amarezza per il declino di una piscina storica e potenzialmente tra le più belle della Lombardia, se non d'Italia. Da qualche anno però cura e manutenzioni lasciano a desiderare. Solo qualche giorno fa si era verificato un altro episodio sconcertante. Nella vasca dei bambini, infatti, l'acqua è diventata improvvisamente nera. Quel problema è stato superato, ma come abbiamo visto ce ne sono altri ancora da risolvere. Nelle acque del lago Ceresio è allarme per la presenza della cozza russa. Vediamo il servizio. L'allarme arriva dalla vicina Svizzera. Nel lago Ceresio potrebbe svilupparsi una specie di mollusco che provoca danni all'ecosistema del bacino e agli impianti di captazione e depurazione dell'acqua. Si tratta della cozza quaggia, arriva dalla Russia. Si aggiunge alle specie invasive che popolano i laghi del Varesotto. Non è stata ancora individuata nel Ceresio, anche perché sta sul fondale, ma è da esami eseguiti nelle acque elvetiche e risultato il suo DNA. Dunque c'è. Ed è una specie, come detto, invasiva, che entra in competizione con i pesci del lago quanto a nutrimento. Di recente è stata riscontrata anche nel lago di Garda. Ora l'allarme scatta qui nel Varesotto. E torniamo adesso a Varese, dove sono in corso i lavori all'ex caserma Garibaldi in Piazza Repubblica. Vediamo di che cosa si tratta nel servizio con immagini blitz. Ancora nascosto allo sguardo da teli e ponteggi, resta uno dei cantieri più tenuti d'occhio dai varesini. L'ex caserma Garibaldi, vera scommessa del Galimberti Bis, resta sospesa tra progetti e annunci, previsioni e dubbi, cuore di una vera rivoluzione viabilistica che per ora resta un progetto sulla carta. Nei prossimi mesi, attorno al cantiere, la viabilità subirà significativi cambiamenti. Causa prima di questa rivoluzione l'intervento sulle due strade che delimitano al momento il perimetro dell'ex Garibaldi. Sono previste infatti la cancellazione di via Spinelli sul lato di Piazza Repubblica e l'allargamento di via Fratelli Pavesi dietro alla caserma. Per quanto riguarda quest'ultima, la metamorfosi non passerà inosservata. Diventerà una strada larga 5 metri, dimensione che si potrà ottenere con l'abbattimento dell'ammalorato muro di cinta della caserma, operazione in parte già avvenuta, per agevolare il movimento dei mezzi del cantiere. Una strada che sarà a doppia corsia, anche se per il momento non è stato ancora deciso se a senso unico o a doppio senso. E infine lo sport, calcio, turno infrasettimanale del campionato di Serie D. Sentiamo com'è andata nel servizio realizzato dal collega Silvio Tranquillini. Il primo turno infrasettimanale della Serie D, che coincide con la terza giornata, costa caro alle nostre formazioni, tutte sconfitte nei match del pomeriggio. In città di Varese cade nella trasferta sul campo del Borgosesi, allenato dal grande ex Simone Moretti. Una sconfitta preoccupante contro una squadra molto giovane che punta a niente più che alla salvezza. I biancorossi, pur cercando di imporre il proprio gioco, sono passati in svantaggio per la terza volta su 4 gare disputate fra campionato e coppa. Ma è proprio il caso di dire che non è sempre domenica, perché se nelle altre occasioni era arrivata la rimonta, questa volta niente gol e sconfitta inevitabile. Urge quindi uno sforzo economico per rinforzare un attacco che non riesce a sbloccarsi. Peggio ancora è andata la Varesina che, sul campo della Villa Valle, non è riuscita a sfruttare per 2 volte il vantaggio propiziato da un'autorete e dal gol di Orellana, inframmezzati dal pari dell'ex Varese Ferrario. Nella ripresa, nel giro di 7 minuti, il Villa Valle va a segno per ben 3 volte, 2 delle quali ancora con Ferrario, per il 4-2 finale. Male anche la Castellanzese, abbattuta 2-1 a Ciserano sotto i colpi di Belloli, autore di una doppietta nel secondo tempo. Inutile il momentaneo pareggio di Valsecchi su rigore, durato appena 4 minuti. Attesa infine a Carano Pertusella, dove stasera alle 20.45 andrà in scena il derby tra Legnano e Arconatese, entrambe ancora a punteggio pieno dopo le prime 2 giornate. E questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 19. Una buona serata.